Benvenuti nella mia cucina, sempre ospite sulla pagina Magic Cooker, la pagina ufficiale dell'azienda. Facciamo oggi un'altra ricetta con la nostra cupola San Pietro. Questa volta utilizzando il kit forno, però non lo utilizzo come kit forno perché non vado a utilizzare il suo omino, il suo distanziatore, così come viene fatto, diciamo, nel forno tradizionale la griglia, cioè non utilizzo proprio come kit forno, ma lo utilizzo semplicemente come corpo, come pentola dentro di quale una pentola qualunque. Se avete magari una pentola profonda in alluminio, non importa, l'importante è che sia bella alta, almeno quanto kit forno, per poterla utilizzare come contenitore per creare il nostro forno. Sottolineo che non lo utilizzo classicamente come viene utilizzato il kit forno. Inizio con la preparazione, così vedete, e poi magari vi spiego man mano che andiamo. Vado a prendere un pennellino che non me lo sono messa accanto. Eccolo il mio pennellino. Dunque, in una ciotola metto semplicemente olio extravergine di oliva perché è il migliore. L'olio extravergine italiano è il migliore, vero? E vediamo qui, vedete? No, non vedo, sì, abbastanza. Quest'olio lo voglio aromatizzare e ci metto un po' di rosmarino, però non lo metto pianta perché la pianta si secca e durante la cottura diventa amarognola, non dà un buon odore. E la buccia spremuta di limone, ma mi servirebbe solo la parte gialla senza intaccare la parte bianca perché è amarognola. Il discorso del limone è sempre quello, cioè non mi fido dei limoni che sono nel supermercato. Il mio contadino di fiducia ancora non ce l'ho, spero di trovarlo un giorno. Utilizzo l'olio essenziale perché l'olio essenziale è proprio spremuto dalla buccia e poi non ho quei pezzettini di buccia che io utilizzo. Ora, intanto ho aromatizzato questo olio, poi sorpresa, sorpresa. Vedete un po' che cosa c'è sotto la mia campana. Allora, ho una teglia e questo è il supporto per la carta Scotex. Ce l'avete presente? L'ho piegato perché sporgeva troppo. E ho qua un bel polletto. Ciao a tutti! Ecco, un bel polletto bello giallino, questo è di quelli allevati a terra senza antibiotici, senza nient'altro, e non faccio altro che infilzarlo, poverino, sulla mia, sul mio supporto della carta. Ok, allora l'ho infilzato all'incontrario, cioè in pratica devo arrivare con questo supporto fino alla fine. Vedete che già sta pungendo, è qua. Ok, poi siccome adesso ho creato, diciamo, no, la mia caverna, quest'olio qui che è aromatizzato senza sale, vedete che non utilizzo il sale. Se utilizziamo le erbe aromatiche in cucina, riusciamo anche ad abbassare fino a togliere il contenuto di sale. Sappiamo che non abbiamo bisogno di sale per fare la retenzione idrica. Dunque, io questo intingolo, diciamo, di limone, rosmarino e olio extravergine di oliva lo vado a condire un pochino da sotto, così lo aromatizzo. Poi lo posso appoggiare nella mia teglia e vado a cospargerlo con quest'olio sopra con il pennellino. Gli faccio una maschera di bellezza. Vediamo che da questa parte, le ali. Lo lascio così intero com'è, è perfetto così come viene venduto, diciamo, ecco, non lo vado a fare niente. Ovviamente se c'è pelletti
vanno tolti, ma se non ne ha, come questo, è perfetto così. Dunque, sono andata a fare questa spennellatura perché così riesco ad avere una crosta croccante meglio dei fogli arrosto che li trovate già da comprare dalle rosticerie. Poi, con il resto dell'olio che mi è rimasto, utilizzo il mio dado vegetale, vedete che si sta quasi finendo, poi la prossima settimana sicuramente dovrò fare un altro, e vado ad aggiungere questo sale, poi sale aromatizzato ovviamente, lo vado ad aggiungere nel mio olio, lo metto al frigo, perché mi dura il mio dado vegetale, che poi ho preparato semplicemente con sale grosso e erbette, tanto la ricetta la trovate sul canale YouTube mettendo come ricerca dado vegetale Elisa Sesto. Allora, ho fatto il mio miscuglio perché ho bisogno anche del sale, ora vi faccio vedere dove l'ho messo. Ok, e ho tagliato delle patate, guardate quanti grossi sono i cubotti, in pratica una patata media tagliata in quattro. Vado a mescolare il tutto, mi dispiace ma non ve lo posso far vedere, lo vado a fare con le mani. Perché lo faccio con le mani? Perché così riesco a massaggiare proprio la patata da tutte le parti, cioè ricoprire diciamo l'intera superficie. Quando viene fatto con dei mestoli, questo procedimento, ovviamente non si va a toccare proprio, cioè non ho la sicurezza che io ricopro tutti i lati delle patate. Poi se volete mettere, dunque le mie patate saranno già aromatizzate al limone e al rosmarino. Poi se volete aggiungere altro, tipo alloro, tipo aglio, insomma maggiorana, quello che desiderate, ovviamente ben venga. Preferisco l'olio perché l'olio non essendo una pianta essiccata e nemmeno fresca, durante la cottura, siccome è una cottura tipo forno, quando è troppo cotta, diciamo, al forno, cambia il suo sapore. Allora, tutte queste patate belle aromatizzate li vado a mettere intorno al collo. Vado a riempire in pratica la mia teglia, spostati, ok? Di patate ne ho messo un bel po', circa un chilo di patate. Ora dipende ovviamente quante persone siete a tavola, però per un pollo intero mi sembrava giusto così. Ok, in pratica ho riempito la mia teglia, bisogna vedere anche che teglia utilizzate. Adesso mi devo sciacquare le mani ovviamente. C'era una gocciolina uscita fuori dalla teglia che la devo togliere perché altrimenti mi gocciola sul fondo della mia pentola e si brucia, mi fa fumo. Allora, pulisco bene i bordi. Okay. Dove, amore? Permesso? Ciao, amore mio. Non so più dove portarti, questo è... Oh, che bel pollo! Ma... Vabbè, lascialo, vieni un po'. Vieni un attimo. Noi abbiamo sperimentato questa ricetta del pollo arrosto con le patate. Di un po' com'era? La pelle è croccantina e dentro è bello morbido. Buono, saporito. E carnoso, ovviamente. Ok, dai, bevila. Allora, tutta questa mia teglia, vediamo se riesco. Larga. Ok, dunque in pratica io utilizzo la teglia del kit forno, non come kit forno ma come contenitore, come una pentola normale. Tutto questo lo vado a chiudere con la mia calotta San Pietro, vedete che bello, così, e adesso posso accendere e così poi vi spiego. Ok, vi spiego anche tutto il procedimento.
Ho messo il timer 10 minuti a fiamma alta perché io devo riscaldare la mia camera d'aria. La mia teglia poggia direttamente sul fondo della pentola in alluminio. Poggiando metallo per metallo, standoci in contatto, in pratica è come se io avessi messo il mio pollo direttamente sul fondo della pentola. Perché non l'ho fatto con questa pentola? Perché è in alluminio. Essendo in alluminio, il problema qual è? Che rilascia degli ioni di alluminio nel mio cibo. Non mi voglio intossicare con l'alluminio, a prescindere dalle intolleranze, allergie e cose varie, ma non mi voglio intossicare con l'alluminio. Dunque, per non venire in contatto con l'alluminio, per non assorbire assolutamente questo alluminio, io utilizzo la mia teglia, ma è semplicemente come se facessi un doppio fondo. Ok? È solo per l'effetto antiaderenza e per non assorbire il metallo, insomma l'alluminio in questo caso. Essendoci in contatto il fondo della pentola con la mia teglia, è come se avessi un unico fondo, perché in pratica il calore si trasmette istantaneamente anche alla teglia. Dunque in questa maniera è come se fosse un unico pezzo, ok? Non lo pensate come quick forno. Se avete una vostra pentola con interno antiaderente, ovviamente non quelle con l'interno in teflon, ma una bella pentola seria su quale il vostro, la vostra cupola San Pietro ci sta bene, importante che potete mettere in quel caso sia il supporto, diciamo, del pollo, sia le patate direttamente nella pentola senza utilizzare la teglia, ok? Giusto per chiarire le cose. Ora, perché ho utilizzato questi due insaporitori, cioè il rosmarino e il limone? Allora, il pollo, se è un pollo ruspante, pollo non gallina, un pollo ruspante allevato sulla terra senza antibiotici e altri mangimi concentrati, e anche, insomma, ha la sua concentrazione di grasso, ovviamente, no? Ecco, per contrastare e eliminare, diciamo, cioè che non depositare, diciamo, il grasso che è ovviamente in questo caso nella carne, io vado a smorsarlo, diciamo, con l'olio estratto dalla buccia del limone, perché il limone è un sgrassatore, un detergente per l'intestino, e nello stesso tempo riesce anche ad eliminare i depositi di nanoplastica che noi abbiamo, cioè sarebbero delle particelle infinitesimali piccolissime di plastica che noi l'assorbiamo sia dai vestiti, perché sono in poliestere, sia dalle bottiglie di plastica, da tutti i contenitori in quale i cibi che vengono venduti al supermercato sono coperti o imbustati, incartati, insomma. Tutta questa plastica noi piano piano l'assorbiamo. Ecco, per riuscire a eliminare questi depositi di plastica, che purtroppo non sono solubili nell'acqua, mi serve l'olio essenziale che si trova nella buccia del limone. I limoni migliori al mondo sono i limoni siciliani. Viva l'Italia! Vado a aggiungere, diciamo, questo effetto detergente sgrassante datomi dall'olio essenziale del limone estratto dalla buccia. Usate la buccia del limone, poi se siete in Sicilia meglio ancora. Vado a abbinarlo con il rosmarino. Tutte le piante aromatiche hanno il loro benessere concentrato nell'olio essenziale. Io mi ci trovo meglio se ho scelto degli oli che sono certificati, testati e garantiti, che sono edibili, si possono assumere internamente. Non usate gli oli che li trovate, diciamo, sulle bancarelle, e nemmeno quelle dell'erboristeria, che purtroppo non possono essere assunti così, perché la purezza non è al 100%, anche se c'è scritto puro 100% e magari anche italiano. Perché il rosmarino? Perché il rosmarino contiene tanti antiossidanti, e nello stesso tempo, dunque, antiossidanti cosa significa? Che io riesco a tamponare i radicali liberi che si creano nel mio organismo, si creano sia dal cibo come diciamo dalla
l'assorbimento del cibo, insomma, si formano dei radicali liberi dal processo di assunzione dell'assorbimento degli elementi nutritivi presenti nel cibo, ma anche da quello che respiriamo e da quello che beviamo. Ci abbiamo comunque, e anche lo stress genera tanti radicali liberi. Dunque vado a tamponare questi radicali liberi con un elemento antiossidante, utilizzando le erbette aromatiche in cucina. E come ho detto prima, utilizzando le erbette aromatiche in cucina riesco anche a dimezzare o addirittura eliminare il consumo del sale. Il sale che non fa tanto bene alla salute, perché si crea questa sensazione di ritenzione idrica, la cosa che non è positiva per nessuno, nemmeno per le persone magre che non hanno problemi né di pressione né di niente. Mancano 4 minuti. Si sente sfrigolare perché, come vi dicevo, è come se fosse un unico fondo. Poi il rosmarino aiuta anche il mio sistema digestivo. È un piatto abbastanza calorico, abbastanza importante, il pollo arrosto con le patate è un classico italiano, e non solo un classico italiano, ma è un piatto, diciamo, abbastanza pesante, ecco, non pesantissimo, però insomma ha il suo peso. Dunque io vado ad alleggerire il mio sistema digestivo dandogli un aiuto con il rosmarino, ok? Questo è la, e poi vi dirò anche le differenze, però prima vi voglio salutare quei pochi minuti che mancano, perché siete stati in tantissimi che avete scritto. Allora, il primo commento lo vedo da Maria Camarata, un abbraccio, te lo ricambio più che volentieri. C'è Mimma Casile che ci augura buon pomeriggio. Poi Ada, Maria da Paiano, buon pomeriggio a tutte da parte sua. Buon pomeriggio anche da Maria Comi, Loredana Rubino che ci sta salutando, Maria Comi che saluta Adele Butafava, che è la mia amica, Marinella Petraglia, ciao carissima, Patrizia Straquadagno, Michaela Lostun, buongiorno Elisa, ho già prenotato Coperto San Pietro, non vedo l'ora di provarlo, mi ringrazierai, vedrai che è veramente una potenza, e adesso è la seconda diretta che lo faccio col San Pietro, ma vedrete che si può fare molto di più. Ovviamente chi segue su Facebook varie consulenti Magic Cooker, sicuramente avete visto già delle altre ricette. Maria Gallito, buon pomeriggio a te. Poi Antonietta Confreda, buongiorno Italia, buongiorno carissima Antonietta, quando torni? Poi c'è Rossana Savino che ci saluta, Marianna Barca, buon pomeriggio anche a te, Gabriella Zanet, ciao, buon pomeriggio a tutti, Michelina Cipollillo ci saluta, buon pomeriggio, grazie dell'invito Mimma. Anna Maria Caputo ci saluta, poi Angela Cannito, Anna Alessandria, buon pomeriggio a te, Lidia Cagnolo, bella idea quella del portabicchieri, non è il portabicchieri, perché il portabicchieri è molto più ingombrante, è il portacarta, portorotolo di carta. Michelina Cipollillo si sta meravigliando. Rosaria Lipolis, buon pomeriggio a te. Ciao Mary Notarnicola, un abbraccio. Anna Cafore, buon pomeriggio anche a te carissima. Laura Mangione, buon pomeriggio dalla provincia di Ragusa, Sicilia. Ciao, io sono a Pisa. Ida Centone, buon pomeriggio. Ciao Teresa Ferri, un abbraccio a Laura Mangione, lo ricambio più che volentieri. Alessandra Bruni, un grande abbraccio da Pisa. Anna Rita Scorcio, buon pomeriggio a te. Anna Piero Vinci, ciao. Cettina Messina, che ci sta salutando. Adelina Pistilli. Mena Razzano, ciao Elisa, bravissima, complimenti. Mena, un mega abbraccio anche a te. Maria Gallito, che bel giovanotto, grazie. Alla terza media. Rosaria Moiana. Allora, sono rimasta Rosaria. Adesso abbasso alla fiamma media e gli do 15 minuti, ok? Perché la mia camera d'aria è già ben riscaldata. Adesso anche il coperchio riflette il caldo che, essendo poggiato direttamente sul kit forno, ovviamente assorbe
il calore dalla pentola e trasmette, cioè riflette, diciamo, il calore verso il mio pollo, esattamente come viene fatto arrosto nelle rosticcerie, dove il pollo è infilzato, diciamo, su quella cosa lì che gira e c'ha il calore tutto intorno, cioè non tocca direttamente, non lo poggiato, diciamo, sdraiato nella teglia, ma è semplicemente per aria, perché io lo volevo proprio fare come il pollo arrosto, quello da rosticceria, ok? Il risultato è fantastico, ve lo garantisco, cioè avete sentito il mio giovanotto Dario, che l'abbiamo già provato, diciamo, questa ricetta, a vedere come viene, è meraviglioso, non ho parole. Allora, Rosaria Moiana, quale attrezzo hai usato per tenere un pollo in verticale? Sono entrata adesso, per chi si è connesso adesso alla nostra diretta, il pollo viene infilzato sul supporto da carta Scotex, ok? Piegateli un po', eventualmente se è troppo alto la punta, perché non mi serve tanta altezza, è importante che ci stia dentro la pentola, che la mia calotta riesce a appoggiare. Michelina Cefolillo, la bocca della verità, eh sì, il bimbo, ho capito. Grazie a Centrone, che tesoro, grazie carissima. Antonina Scimega, buon pomeriggio Elisa a te e a tutti. Poi Anna Giaquinto che ci sta salutando, Ida Centrone, che bello il cucciolo, ti ringrazio. Mena, non è portabicchieri perché il portabicchieri è troppo largo, ok? Porta rotolo di carta. Cinzia Dell'Anna, ciao carissima, Cagnolo Silvana, benvenuta nella mia cucina. Francesca Giglio, buon pomeriggio. Grazie Mary. Francesco Nocera, benvenuto, bentornato nella mia cucina. Posso seguirti in diretta? Certo che mi puoi seguire in diretta, mi stai seguendo in diretta. Mia carissima Paola dal Sud Italia, ci sono anche oggi, baci a tutte le persone che ti seguono, sicuramente speciali come te. Siamo tutti speciali qui, giusto? Altrimenti non ci si poteva stare insieme. Gravagno Annelisa, quindi non va messo l'omino distanziatore? No, perché non lo utilizzo come kit forno, ok? Si potrebbe mettere la carta forno? No, perché si brucia proprio. La carta forno messa direttamente a fondo della mia pentola non si può, perché si brucia, cioè arriva ad alte temperature comunque, cioè è come se mettessi quasi direttamente sul fuoco. Quando viene utilizzata la carta forno nella teglia che sta sospesa nella camera d'aria, allora sì, ma messa direttamente sul forno, prendete una pentola, mettete la carta forno direttamente sul fondo, anche se mettete il coperchio sopra, non ci sta. Silvana Daminelli, ciao Elisa, peccato non riesco mai a seguire le tue dirette, perciò ti vedo in un secondo momento, sei sempre molto brava, ti ringrazio Silvana. Non importa che non mi vedi direttamente, cioè non mi segui in diretta, è importante che poi la vedi. Grazie Centrone, è sempre un piacere guardare le tue dirette, ti ringrazio. Ida Centrone, credo di no, ora immagino che ha risposto a qualcuno. Nadia Sovilla, ciao Elisa e ciao a tutte. Titi Donofrio, grazie per i complimenti. Maria Elena Mangione, buongiorno. Paola Ferrari, buongiorno carissima, bentornata nella mia cucina. Emilia Playton, se dico bene, insomma, ci sta applaudendo. Poi Anna Del Regno, ciao Elisa, complimenti, sei bravissima e molto chiara nelle spiegazioni. Un abbraccio da Salerno, benvenuta carissima. Poi c'è Gabriella Zanet che ci manda un bacione, te lo ricambio. Maria Elena Mangione, viva la mia Sicilia, infatti. Loredana Iacuzzo, viva la mia bella Sicilia, vai. Laura Mangione, possiamo parlare privatamente. Ciao Natascia Vittori, ciao carissima. Francesca Carlomagno, buon pomeriggio da Lauria. Non so se ho detto bene l'accento. Lina Costantini, ciao carissima. Rossella Pelosi, buon pomeriggio a tutte. Veronica Porcaccio, benvenuta. Francesca Pelicanò, ciao Elisa, sei meravigliosa. Ti ringrazio, anche tu sei un portento in famiglia Magic Cooker. Pina Pinuccia, ciao bellissima, grazie. Anna Di Girolamo, ci saluta anche lei. E Incoronata Grana, ciao, sono nuova nel gruppo. Allora, nuova nel gruppo, benvenuta su questa pagina, benvenuta nella mia cucina. Sperimentiamo delle bellissime ricette più semplici possibili
da fare con i nostri coperchi magici della Magic Cooker. Dunque, se sei in possesso di almeno uno di questi coperchi, sicuramente sei sulla pagina giusta, sul gruppo giusto. Scoppelliti Pasqualina, grazie per i complimenti. Pelle Caterina, buon pomeriggio a te. Mirella Seminara, ciao da Calabria, che sono in ferie, immagino, giusto? Tonia Tarantino ci sta salutando. Lidia Cagnolo, sempre bravissima, grazie per le tue informazioni, prego. Grassi Serena, un saluto da Malta. Che bello, siamo proprio da tante parti del mondo, ecco. Maria Di Grandi, bravissima, ti ringrazio. Marinella Lavino, brava, ti ringrazio. Adele Picciuro, ciao. Mari Micali, ciao da Messina, che bello. Allora, Daniela Messina, il portarotolo può sopportare una temperatura così alta? Sì, se in acciaio, sì. Assicuratevi che è in acciaio, ecco, che non è magari rivestito in plastica o cose varie, perché meno male che ci hai fatto questa domanda, perché così possiamo sottolineare anche la qualità del portarotolo. Ho provato la tua crema pasticcera, è super, dice Mari Micali, ma sono veramente felice che ti sia piaciuta, e visto che è pronta in pochissimi minuti con pochissimi passaggi, cioè, è veramente un gioco da ragazzi. Chiara Sportelli Elia, ciao Elisa, ottima idea, grazie. Lidia Cagnolo, che è tutta contenta. Silvana Daminelli, ok. Anna Di Mondo, buon pomeriggio a te. Anna Maria Malafarina, ciao. Incoronata Grana, grazie mille. Allora, Francesco Nocera, anche lo sfusato amalfitano è molto buono, limone sicuramente. Incoronata Grana, sì sì, e grazie mille. Concetta Vasquez, sono nuova, vorrei comprarla, ma vorrei documentarmi. Concetta, basta, non so se tu conosci una consulente, Magic Cooker Life Prime, se no, su questa pagina ci puoi inviare un messaggio su Messenger e ti si risponde da parte dell'azienda e ti contatterà la persona più vicina a te. Lia Paparato, carissima, un mega abbraccio, non vedo l'ora di rivedervi. Gaetano Giordano, un saluto dalla Germania e benvenuta Germania a casa mia. Maria Nammio, ciao carissima. Emilia Carruso, che ci manda tanti baci, riscambio volentieri. Poi Giusy Gagliano, buon pomeriggio a te. Concetta Vasquez, che differenza c'è con altri coperchi? Considera che io ho il bimbi che funzioni ha. Bella domanda, grazie per la domanda Concetta. Facciamo così veloce veloce perché non siamo a fare il paragone con il bimbi, però il bimbi è limitato come utilizzo per 4 persone il bimbi. Noi con il coperchio Magic Cooker, se andiamo proprio a utilizzare il pentolone, non lo so, forse 20 persone, mancherebbero, non lo so, di più anche. Diciamo non ha limiti proprio di importante che il coperchio poggia. Questo è uno dei coperchi insomma con questa forma particolare a cupola, ma ci sono anche i coperchi, cioè questi sono i coperchi che nascono diciamo dall'azienda Magic Cooker. Questa è una cosa particolare, la novità della casa Magic Cooker, perché il nostro presidente Marco Ferrari non fa altro che andare avanti con le scoperte, con la rivoluzione in cucina. Manteniamo una temperatura costante di 97 gradi, qualunque cosa si cucini. Questo significa che manteniamo il 98% dei vitamine, sali e minerali di quello che noi cuciniamo. Riusciamo a fare l'effetto del tostapane, del grill, del forno tradizionale o meno, altro, insomma possiamo sostituire la pentola a pressione, tipo il microonde per riscaldare o cuocere, diciamo come tempistiche siamo lì, però senza avere tutti quegli raggi, no, che il microonde utilizza. È una cucina salutare prima di tutto, dove noi guadagniamo tantissimo sulla salute, che ha un prezzo smisurato, cioè non esiste a dargli un prezzo alla salute, cioè può essere ricco quanto vuoi, ma se non hai la salute purtroppo non va bene. Non mescola, ecco, ma
di quello che so io, le persone che avevano già il bimbi in casa lo utilizzano semplicemente per impastare, mescolare, tritare o che ne so, queste cose qua, ma poi la cottura alla fine lo fanno con il magic cooker perché è molto 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 più salutare e più semplice, più veloce e senza limiti di numero di persone, di commensali. Loredana Iacuzzo, possiamo rivestire il portarotolo con alluminio per essere più sicuri? Ah, se vuoi fare questa cosa la puoi fare tranquillamente, però tieni conto che la carta argentata è in alluminio, dunque contiene alluminio. Gli ioni di alluminio durante la cottura escano fuori da questa carta argentata e vengano assorbiti nella carne del pollo. Gisella Portera, ciao carissima. Silvana Daminella, anche la friggitrice, giusto? Infatti è la cosa più importante, la cosa che fa confronto al bimbi o altre cose, diciamo un'altra funzione del coperchio Magic Cooker è fare da friggitrice, tra virgolette, però con un olio che si può riutilizzare tantissime volte perché l'olio non viene danneggiato, anzi alla fine della cottura basta filtrarlo una volta freddo. Nel collino mettere anche la garza a 2-3 strati perché così si trattengono i pezzettini piccoli, rimetterlo nella bottiglia per poi essere riutilizzato e si può friggere sia dolce sia salato sia pesce tutto insieme senza assorbire da un elemento all'altro i cibi. Poi c'è Maria Di Gradi, il bimbi il pollo così non lo fa. Giusto, grazie. Maria da Paiano, io ho il bimbi ma nulla a che vedere con il Magic Cooker, sono due cose che si compensano, giusto? Infatti, diciamo è un buon abbinamento per chi ce l'ha già, può abbinare, cioè le cose che non li fa Magic Cooker, come vi dicevo, tritare, mescolare, amalgamare, impastare, queste cose li può fare con il bimbi e poi la cottura ovviamente con il Magic Cooker. Questi sono solo così due cose diverse, diciamo. E mancano 3 minuti, 3-4 minuti fino alla fine di cottura, ma li possiamo dare un'occhiata. Guardatelo. Come sempre alla fine della diretta, una volta che un po' mi si raffredda, insomma, per poterlo togliere fuori dal mio kit forno, vi manderò anche la foto finale di questo bel polletto arrostito. È fantastico e metterò anche il procedimento per il scritto, così non dovete rivedere tutta la diretta, ovviamente per venirvi incontro. Sul canale YouTube La Cucina di Eliza Sestov trovate tutte le dirette scaricate lì, in tal modo che potete tranquillamente andare a cercare un argomento che magari più vi interessa. Sotto le dirette trovate per il scritto nei commenti anche il procedimento, ma è visibile solo dal computer. Se andate dal telefonino, se guardate YouTube dal telefonino, i commenti non sempre si possono leggere, ok? Cioè giusto per spiegarvi anche questa cosa. Dunque lì potete iscrivervi a questo canale, non ha nessun costo, è tutto gratuito e una ricetta alla settimana che viene caricata vi viene avvisato, siete avvisati tramite mail che è stata caricata una nuova ricetta e basta. Se volete la guardate, se non la volete non la guardate. Ma se volete veramente capire come e perché e la meraviglia, la magia che succede grazie a questo sistema di cottura, secondo me il gioco vale la candela andare ad ascoltare magari qualche diretta, specialmente quelle insomma dove gli argomenti sono di base, per esempio l'arrosto, per esempio il fritto, la pasta, diciamo sono alcuni argomenti che sono fondamentali di base in Magic Cooker e poi ovviamente vi sbizzarrite con le vostre ricette. Cos'altro vi posso dire? Provate questo pollo arrosto, quello che insomma, a parte quello che ha detto il mio figlio, è vero che la pelle diventa bella croccante, croccante, trasparente, croccante, dorata, ovviamente. E, l'interno è molto molto succoso, non potete immaginare che buonissimo sapore ha il petto del pollo. Sfido chiunque con qualunque sistema di cottura oltre al Magic Cooker ad avere un petto di pollo talmente saporito e morbido, umido, diciamo.
C'è Giusy Galiano che dice: io da molti anni che uso questo sistema di cottura e non ne posso più fare a meno. Preparo di tutto, dai primi ai secondi ai dolci, favolosi e a dir poco. Grazie per la tua testimonianza, Giusy. È vero, una volta che provi questo sistema di cottura, quando riescono a creare questa magia sotto il coperchio, non ne puoi fare più a meno, perché non ti ci trovi. Allora, una volta che io ho finito i 10 minuti, i 15 minuti a fiamma media, li do un'autocottura di 10 minuti. Perché autocottura? La mia pentola in alluminio è di alto spessore, non sono come quelli sottili sottili che si trovano magari nei negozi di pentolame. Riesce un po' a trattenere un po' di caldo, insieme alla cupola continua, diciamo, a riflettere questo calore verso il pollo, mi finisce la doratura finale, diciamo, in autocottura. Michelina Cefolino che dice: sì, lo farò col pollo ruspante, infatti, come l'ho fatta anche io. È veramente fantastico. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi aspetto il prossimo giovedì, non ci sarò. Sono fuori città e non ho la possibilità di fare la diretta, però chi lo sa, magari la farò anche di lì, non lo so, non vi prometto, cioè non garantisco la mia presenza per il prossimo giovedì. Vabbè, se no la settimana dopo, il giovedì, ci vediamo. Seguite il canale YouTube La Cucina di Eliza Sestov, dove trovate tutte le dirette raccolte, altrimenti se non volete perdere tempo, non avete tempo, conoscete già il procedimento del Magic Cooker ma volete arricchire la vostra cucina con delle ricette nuove, sempre su YouTube il canale Facile e Veloce Eliza Sestov, lì trovate le ricette sprint, dove diciamo il procedimento è descritto, è scritto. Vedete i passaggi principali e i tempi di cottura sono scritti, ecco, perché così accorciamo, diciamo, la nostra ricetta. Entrambi i canali sono gratuiti. C'è Maria Rinaldi, Silvana Daminelli che ci sta salutando, Anna Maria Malafarina, grazie carissima. Io vi ringrazio veramente tanto per il vostro tempo che ci avete dedicato a stare qui a chiacchiera con me. Spero che provate questa ricetta. Immagino che ancora siete in pochi ad avere la cupola, però vale, veramente vale. E queste sono solo due ricette che avete visto, ci sono molte altre. Un abbraccio, buon fine settimana, buon inizio anno scolastico, speriamo che duri tutto l'anno, la scuola funzioni normalmente. E alla prossima. Evviva l'amore!